magari, non so, con l'investimento potevamo fare, non so, una catena di sale Bulda. Ecco. Questa palestra nasce dalla volontà di sei soci che hanno visto questo edificio e abbiamo pensato subito che potesse essere la location perfetta per una palestra d'arrampicata, visto l'altezza. Difficile trovare dei capannoni industriali dove ci siano anche più di 10 metri, questo era addirittura 24, perché 16 metri fuori terra e 9 metri sottoterra. E appena l'abbiamo visto ce lo immaginavamo già in questa maniera. La cosa difficile era che era un magazzino automatico di una banca, per cui c'erano scaffalature dall'inizio alla fine, 8.000 posti bancali, quindi prima hanno dovuto far uscire tutti i bancali, dopodiché sono cominciati i lavori e abbiamo costruito dentro questa scatola vuota, che è 24 metri d'altezza, 17 di larghezza, 60 di lunghezza, abbiamo costruito un soppalco a due piani, dove nel piano di sopra ci sono le zone dei corsi, tutta l'area training. Nella parte intermedia ci sono gli spogliatoi, e sotto gli spogliatoi c'è una parte dell'area boulder che esce su questa prua, e tutta la parete a 14 metri nella parte alta, 16 metri, 17 metri nella parte che vedete intorno e 24 metri sulla parete. Noi pensiamo che sia la parete indoor più alta d'Europa, perché è difficile comunque avere degli edifici di così alti e vuoti, quindi questa è stata la realizzazione. Comunque questo tipo di sport dà possibilità sia dentro che fuori di fare tantissime cose, per cui non è detto che un atleta che fa speed adesso non possa magari un domani diventare una guida alpina, o comunque che gli piaccia fare le vie all'esterno o anche tirare il grado un pochino più in alto in parete. Allora, le prime che abbiamo acquistato sono 12.000. Adesso siamo un po' fermi, ma ricominciamo l'investimento sulle prese. I rinvii che ci sono, forniti da Petzl, che è uno dei nostri sponsor, come la Sportiva, sono i nostri due sponsor in questo momento. 1170 rinvii acquistati. Le catene sono 106, oltre 3 vie per catena non mettiamo, ma in generale adesso forse non ci sono neanche 2 vie su tutte le catene. Infatti quello è positivo assolutamente, uno perché è vicinissimo all'uscita dall'autostrada, ma abbiamo anche il treno a 100 metri. Poi è comodissimo per tutta la gente di Firenze, noi avremo almeno il 20% degli utenti che viene da Firenze. Sì, diciamo che una parte dei soci sono appassionati, altri sono... cioè, in generale siamo tutti abbastanza appassionati di montagna e di sport, ed eravamo già in un'altra impresa, in un'altra palestra prima, e quindi abbiamo visto, con l'esperienza di quella, abbiamo voluto
creare qualcosa di un pochino più, più grande. E poi c'è capitato, sì, di unico, perché poi la fortuna è che sia anche capitato di avere, di trovare questo posto. Io scalo, sì, io scalo. Con scarsi risultati. A me piace molto andare in montagna e fare le vie lunghe. Soddisfazione? Molto, adesso molto. Devo dire che anche quando abbiamo aperto, io per 10 giorni non ho neanche capito che cacchio stesse succedendo. Il bello sta venendo veramente adesso. Anche perché comunque aprire a febbraio, non dico che è il peggior periodo, ma è quasi il peggior, anzi, è il peggior periodo. Forse, non so, giugno penso che sia peggio. Però insomma, è stato veramente un impegno da 0 a 100, non so, è come avere un figlio, il primo figlio. Cioè, prima non c'era e dopo c'è per sempre, ecco. È un ambiente bellissimo e mi piace molto il fatto che, essendo così importante come palestra, vengono persone da ovunque. Quel modo di confrontarti, c'è uno scambio, è molto molto costruttivo secondo me. Ok, quindi il nastro indica solo la partenza. Delle due mani. Vedi, è ufficiale level. E tu hai col colore esterno il colore delle prese, quindi in questo caso sono le gialle. E la difficoltà è il colore interno, quindi è un rosso. Tutta la sala boulder così. E invece la lead ha i valori classici. La cosa fighissima di questa palestra sono le spazzole. Vogliamo ringraziare tantissimo la Level 24 che oggi ci ha ospitato nella loro stupenda palestra, enorme, veramente figa, e alla prossima.